L'agnello biodiversità, qualità e tradizioni gastronomiche dell'Abruzzo pastorale. È il titolo del convegno promosso dall'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco con il Consorzio di tutela dell'agnello del Centro Italia e con il patrocinio della provincia di Pescara. Alessandra Di Pietro, dirigente dell'Istituto Ipsar De Cecco qui a Pescara, oggi un evento, un convegno importantissimo che mette in evidenza la sinergia, direi fondamentale, tra il mondo della formazione, le produzioni agroalimentari e il mondo delle istituzioni. È un dialogo molto importante quello fra il sistema della formazione, il sistema della produzione e le istituzioni. È un dialogo che noi portiamo avanti già da tanti anni, ma che vogliamo ulteriormente implementare e consolidare, individuando anche delle modalità di interazione anche nuove. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare un prodotto tipico ed eccellente del nostro territorio, e l'Abruzzo effettivamente è il simbolo, direi, della nostra più autentica tradizione pastorale, ma anche della nostra cultura gastronomica. In questo modo noi vogliamo valorizzare la nostra terra, il nostro Abruzzo, e cioè la terra dove poi i nostri futuri professionisti della ristorazione e della ricezione alberghiera dovranno avere l'opportunità di esprimere le loro potenzialità e i loro talenti. Condividiamo con il Consorzio di tutela dell'agnello del Centro Italia la volontà di contribuire a promuovere un Abruzzo ecosostenibile, perché la pastorizia collegata ad un allevamento che sia rispettoso degli ecosistemi significa anche tutelare, difendere le biodiversità, e cioè la varietà di specie animali e vegetali che sono gravemente a rischio di estinzione e di scomparsa proprio a causa di attività umane a volte imprudenti e non consone. La collaborazione con il Consorzio di tutela dell'agnello del Centro Italia IGP è per noi preziosa, perché è l'occasione per uno scambio di conoscenze e di esperienze e per operare concretamente sul campo. L'obiettivo primario della nostra attività formativa è quello di costruire una professionalità innovativa, un cuoco che sia contemporaneo, che sia nutrizionista, che oltre ad avere delle competenze tecniche specifiche abbia anche una capacità interpretativa del territorio e quindi sia un tutore e un valorizzatore degli ingredienti e delle materie prime che sono la nostra prima ricchezza. E in questo senso abbiamo realizzato all'interno del nostro istituto, utilizzando questa carne preziosa ed eccellente, delle ricette nei giorni scorsi che sono state filmate per realizzare un ricettario proprio concordato con i rappresentanti del consorzio. Giampaolo Tardella, collaboratore del Consorzio di tutela di agnello del Centro Italia IGP, qualche dato sul consumo di agnello in Italia? Ma non sono molto confortanti i dati. Negli ultimi 20 o 30 anni c'è stato comunque sempre un calo dei consumi, e fino ad arrivare a oggi che siamo circa un chilogrammo medio pro capite a livello nazionale. Il problema è che oltre al calo dei consumi questo si associa anche a un discorso delle importazioni. Circa il 50% dei consumi delle carni di agnello in Italia sono di origine di importazione. E questo avendo alcuni paesi stranieri da dove importiamo dei costi di produzione inferiori, una concorrenza sleale con gli allevatori italiani e per quanto riguarda la carne del Centro Italia in modo particolare per l'Abruzzo. E questa concorrenza sleale che cosa ha portato? Ha portato anche una riduzione delle produzioni locali, non essendoci un'economia che possa reggere l'azienda, il calo di produzione, il calo dei prezzi e una riduzione della produzione regionale Centro Italia, e quindi c'è meno possibilità per il consumatore di avere la carne locale. E questo che cosa significa? Significa che ci possono essere anche delle conseguenze dal punto di vista ambientale, essendo meno pastori che stanno a guardia dell'ambiente, meno tutela dell'ambiente, meno tutela del paesaggio, quindi fra le ricadute negative non è soltanto l'occupazione e gli impegni pastorali, ma c'è anche un discorso ambientale molto importante. Come può il consumatore difendersi da tutto questo? Il consorzio che cosa fa a tal proposito? Il consumatore
intanto ha proprio, soprattutto negli ultimi anni, ha proprio esigenza di essere informato e questa è una cosa che noi abbiamo cercato come consorzio di poter anticipare e da circa 10 anni facciamo una rintracciabilità molto particolare che arriva direttamente al consumatore con il QR code e poi abbiamo proposto e quindi realizzato un discorso di certificazione per cui c'è la garanzia del consumatore da un organismo terzo autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura e insieme a queste caratteristiche per arrivare direttamente perché il consumatore possa riconoscere anche in macelleria il prodotto. E il prodotto viene identificato in tutti i tagli con una sigla C in modo che si distingue da tutti gli altri prodotti similari e la rintracciabilità QR code che accompagna la carne permette al consumatore di avere tutta una serie di informazioni certe, tempestive anche prima dell'acquisto e andando a ricercare sul sito chi è l'allevatore, da dove viene, il territorio eccetera eccetera. Quindi una possibilità di informazione rapida e anche preventiva se vuole, in modo che abbia la certezza dell'origine. E quindi noi abbiamo puntato molto sul discorso dell'origine, sulle caratteristiche qualitative. E quindi consumatore possiamo dare in Abruzzo, si prevede che per novembre-dicembre di quest'anno, diciamo per Natale di quest'anno, circa 14 tonnellate a disposizione dei consumatori, quantità che possiamo raddoppiare o triplicare considerati i pascoli che ci sono, disponibilità di spazi a favore dei pastori. Ecco, noi il pastore Nunzio Marcelli, oggi qui si parla di biodiversità, qualità, tradizioni gastronomiche dell'Abruzzo pastorale, ma quanto è importante il ruolo del pastore per garantire la biodiversità? Tutto ciò che mi hai elencato non sarebbe possibile se non ci fosse alla base un'attività primaria, che è quella della pastorizia. La pastorizia è sicuramente un elemento determinante anche per il mantenimento dell'ambiente. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Appennino non è una natura, diciamo, spontanea, ma è l'effetto di un insediamento millenario in cui le pecore hanno avuto un ruolo molto importante. La loro permanenza garantirebbe e garantisce il perdurare di determinate caratteristiche che hanno, credo, fatto la fortuna di tanti parchi d'Abruzzo. Però si vuole in qualche modo omettere questa importanza di questa attività. Andrebbero riviste determinate teorie che pensano che ci sia una sorta di spontaneismo. No, il tipo di ambiente che si è creato lo si deve appunto all'insediamento umano e bisogna, affinché si mantenga questo tipo di ambiente, far sì che queste attività rimangano. Oggi c'è molto, diciamo, nel settore primario molta inquietudine da una parte, ma soprattutto molta difficoltà, perché ci sono problemi di mercato, ci sono problemi sanitari che in qualche modo molte volte non sono per risolvere i problemi, ma sono per negarli, per cui in alcuni contesti abbiamo visto che hanno preferito eliminare, come dicono gli inglesi, stamping out, cioè eliminare alla base ogni forma di attività zootecnica anziché pensare di risolverlo. Io credo che la sfida che ci aspetta negli anni prossimi, visto anche le ultime, dalla pandemia alla crisi della guerra in Ucraina, non ci chiedono di fare una sorta di inversione di rotta sulla considerazione di questa attività che poi è la creazione di un valore aggiunto all'interno del nostro territorio e ci potrebbe ridare quella sovranità alimentare di cui molti si pregiano, si piccano di averne, ma la sovranità alimentare, che io sappia, con
parte dalla terra e per cui ci vuole chi ci sta con i piedi per terra. È con noi l'assessore Emanuele Imprudente, l'agnello, biodiversità, qualità e tradizioni gastronomiche dell'Abruzzo pastorale. Sono queste le tematiche che vengono affrontate in un convegno nel corso di questa mattina presso l'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, una bella sinergia tra le istituzioni, il mondo della produzione, la formazione. Assolutamente sì, noi stiamo andando nelle scuole, io ringrazio tutta la struttura, insomma, perché c'è un incontro proprio per far crescere la consapevolezza ai nostri ragazzi di quello che dovranno essere le sfide del futuro, e soprattutto è l'occasione, come oggi, di fargli conoscere l'identità, la cultura, la storia, la tradizione delle nostre montagne, di quella che è la pastorizia, di quello che è il valore della pastorizia. Noi stiamo facendo come regione un grande sforzo per caratterizzarci anche con la transumanza e tutto il ragionamento che stiamo facendo anche sui tratturi, proprio per riscoprire e dare lustro a questa parte importante della nostra storia e tradizione, con un elemento che si aggancia, che è quella della qualità delle nostre produzioni, delle nostre carni, che è una qualità assoluta. Noi dobbiamo crescere anche e soprattutto andando fuori dalla nostra regione rispetto a questa tematica e far conoscere la qualità all'intero mondo. Questo è il punto di forza su cui noi dobbiamo lavorare, ma nel contempo, ecco, per poter affrontare le sfide del futuro ci deve essere la consapevolezza innanzitutto nei ragazzi, e quindi dalle scuole parte un qualcosa di importante proprio per costruire quello che dovrà essere e che dovranno essere i vari soggetti che dovranno affrontare il mercato del futuro. Questo evento è patrocinato anche dalla provincia di Pescara. Siamo in compagnia del presidente Ottavio De Martinis. L'agnello quale simbolo identitario di una porzione di territorio particolare, l'Abruzzo? Ancora una volta l'Ipsar De Cecco, per il tramite della sua preside e dei suoi collaboratori, ha regalato a una folta platea, soprattutto ai ragazzi, gli studenti, un evento di qualità, un evento che ha voluto mettere in evidenza un elemento distintivo del nostro territorio da un punto di vista culinario, che è l'agnello. L'agnello che trova nel nostro territorio, da un punto di vista della biodiversità, un cibo ottimale, e l'agnello che peraltro fa parte un po' della nostra storia, come del resto la pastorizia. Il nostro Abruzzo è terra di pastori, nella storia, insomma, si parla molto spesso di transumanza, dei tratturi, di tutto quello che ha rappresentato, insomma, la pastorizia, e riproporlo oggi durante un evento come questo, alla presenza peraltro del presidente e del direttore del consorzio dell'Agnello del Centro Sud, rappresenta qualcosa di davvero importante, per il quale la provincia non ha esitato un attimo, insomma, a dare il proprio patrocinio. Ho fatto i complimenti alla preside per l'organizzazione dell'evento e li rifaccio proprio in virtù di quello che dici. L'Ipsar De Cecco negli ultimi anni non ha soltanto voluto creare una proposta per gli studenti, ma ha sempre più interagito con le realtà locali, con le istituzioni, proprio per creare un insieme da poter offrire appunto a chi un domani, ci auguriamo, possa intraprendere una brillante carriera nel mondo dell'enogastronomia. Roberto Casaccia, biologo nutrizionista, quali sono le proprietà di questa carne straordinaria? Allora, guardate, la carne di agnello già di per sé è una carne, come dire, interessante, perché è una carne che ha delle proprietà che la rendono molto molto particolare. A maggior ragione la carne dell'agnello del Centro Italia, in quanto IGP, quindi tutelata anche da un certo disciplinare, quindi con determinate caratteristiche. Se ragioniamo a livello geografico, a livello culturale, andiamo a vedere quali sono le vie della transumanza in Europa, nel Nord Africa, eccetera, eccetera, e poi andiamo a vedere la cultura che c'è dietro e gli aspetti nutrizionali, in particolare la ricchezza di acidi grassi omega 3, la ricchezza in acido linoleico coniugato, che la rendono veramente molto particolare. Beh, allora pensiamo un attimo, ma non potrebbe essere definita la carne mediterranea per eccellenza? Cioè, nel Mediterraneo è l'ovino
il prodotto più caratteristico a livello di allevamento. Certo, non abbiamo una tradizione di bovini come può essere la Pampa Argentina, insomma. Quindi se andiamo a vedere, ripeto, la geografia, se andiamo a vedere la cultura, la tradizione e soprattutto gli aspetti nutrizionali, per me potrebbe essere una buona idea comunicare la carne di agnello IGP come carne mediterranea. Aurelio Manzi, botanico e naturalista, quanto è importante il ruolo della pastorizia, il ruolo dei pastori per la conservazione della biodiversità? I pastori e la pastorizia hanno un ruolo importantissimo per la conservazione della biodiversità, di quella biodiversità appunto creata dall'uomo, e in particolare per mantenere la diversità dei prati secondari, cioè di quei prati ottenuti dai pastori eliminando i boschi o eliminando le formazioni arbustive in quota, è importantissimo. Si tratta di ambienti creati dall'uomo come i pascoli secondari, i prati da asfalcio eccetera, appunto per questa attività. E in questi ambienti di pascoli, di prati, ci sono moltissime specie floristiche e animali che quivi si sono insediate. No? Se la pastorizia viene eliminata, se la pastorizia si riduce, cosa succederà? Succederà che questi prati verranno riconquistati dal bosco attraverso un processo di successione secondaria, e quindi molte di quelle piante tipiche di questi ambienti pascolivi scompariranno. Scompariranno quindi tutte quelle specie eliofile, tra cui per esempio moltissime specie di orchidee che sono legate proprio a questi particolari ambienti. Ma questo non riguarda solamente le piante, non riguarda solamente le specie della flora, ma riguarda anche le comunità di animali. Tant'è vero che oggi in Europa le specie animali, in particolare di uccelli e di insetti che corrono il maggior pericolo, sono quelle legate ai pascoli oppure ai campi coltivati, cioè a quelle attività condotte in maniera tradizionale dall'uomo pastore o dall'uomo agricoltore. E quindi mantenere la pastorizia significa mantenere alti livelli della biodiversità vegetale e animale, però significa mantenere anche delle forme di paesaggio agrario, di paesaggio pastorale, che sono forme ancestrali che ci portiamo indietro almeno dall'età del bronzo.